Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Altri due candidati oggi in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Torniamo nel collegio che ci ospita in qualche modo, il collegio di Firenze 2 che comprende il Mugello, il Chianti, il Valdarno, la Val di Sieve e il comune di Fiesole. E presentiamo due candidati per la Lega, Claudio Scarpelli, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E buonasera per il Partito Democratico a Fiammetta Capirossi. Buonasera a tutti. Allora, come facciamo sempre, iniziamo una domanda, come dire, di politica, o meglio sulla situazione politica. Vorrei chiedervi questo, e parto da Scarpelli, come siamo arrivati a questa, più che come siamo arrivati a questa candidatura, come si arriva a quest'ultima settimana? No, è diventato di moda una parola contendibile che fino a qualche anno fa non lo era. Oggi, come dire, visti anche i numeri comunque, insomma, che ha fatto Salvini anche in questo breve tour che c'è stato in Mugello un paio di giorni fa, evidentemente la Toscana, insomma, almeno in una buona percentuale pare essere pronta a cambiare colore. È una notizia secondo lei? Diciamo, forse la Toscana si può dire si è democratizzata, cioè nel senso, come in tutto il resto d'Italia, anche in Toscana probabilmente siamo usciti da quel blocco, da quel vincolo che era il partito padre padrone, che già da diversi anni adesso sta in qualche modo, il cittadino toscano sta cominciando a valutare e scegliere non soltanto perché c'era il partito, ma anche in base a idee, programmi e soprattutto, secondo me, alle buone amministrazioni locali. Insomma, ricordiamoci, in Toscana il centrodestra amministra Firenzuola a parte, insomma, no? Che nel nostro territorio, ma Arezzo, Pisa, Siena, Pistoia, Carrara, Massa Carrara, quindi in posti dove siamo riusciti a dimostrare di essere dei buoni amministratori, di saper gestire la cosa pubblica meglio probabilmente del centro-sinistra, anzi sicuramente meglio. Quindi questo, la gente sta cominciando a dare fiducia e quindi non arrivano i barbari come qualcuno temeva, insomma, no? E credo che la gente su questo abbia cominciato a riconoscere queste nostre capacità. Tra l'altro, Capirossi, quello, come dire, degli amministratori locali era un po' come dire, la spina dorsale, no, del Partito Democratico, insomma, l'essere capillari sul territorio, avere degli amministratori sul territorio. Oggi ve lo portate in dote, quanto vi stanno aiutando, quanto la voce dei territori, come dire, governati da voi, oggi serve e secondo lei è utile la causa di Eugenio Giani? Insomma, come si affronta quest'ultima settimana di campagna elettorale in un clima oggettivamente rispetto al passato un po' cambiato, no? Proprio per quello che dicevamo, per le percentuali stando agli ultimi sondaggi molto vicine. Sì, allora il clima indubbiamente è cambiato il rapporto elettorale come avete detto fino adesso, perché non sono cambiate le persone, sono cambiati anche le ideologie che prima magari venivano portate avanti rigorosamente da una parte politica, ora invece si sono un pochino, diciamo, un pochino annacquate. Però io penso che il candidato Giani sia un candidato universalmente riconosciuto, perché ha girato tutta la nostra Toscana in largo e in lungo. Giani a metà mandato aveva già fatto almeno un giro, un sopralluogo in ogni comune della Toscana per cercare di portare la sua vicinanza a tutte le amministrazioni, a tutte le realtà comunali della nostra regione, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni stesse, perché questo secondo me deve essere un punto programmatico importante, quello di riavvicinare la regione, che è vista un po' come un ente lontano dalle piccole amministrazioni comunali, quella di riavvicinarla ai territori. E Eugenio in questo ci ha fatto una battaglia fin dall'inizio, quando ancora magari nessuno di noi si aspettava che potesse essere all'unanimità dichiarato il candidato per il centro-sinistra. Quindi io penso che questa sia una garanzia non solo per i sindaci riconosciuti di centrosinistra, ma per tutti i sindaci, perché è giusto che sia così, perché come un sindaco è il sindaco di tutti i cittadini, anche di coloro che non l'hanno votato, anche il presidente governatore di qualsiasi regione poi diventa il presidente governatore di qualsiasi cittadino, anche dello schieramento che non l'ha sostenuto. Sì, tra l'altro questo è un tema molto interessante, perché insomma Giani fin dall'inizio si è candidato ad essere il sindaco della Toscana, no? La definizione era questa, però proprio l'altro giorno Salvini a Borgo San Lorenzo ha detto: Susanna Ceccardi è stata un sindaco e chi meglio di lei per interpretare i bisogni dei cittadini. Evidentemente, come dire, la figura del sindaco ancora oggi ha quella vicinanza
cittadinanza, appunto, che diceva Capirossi, rispetto ai problemi reali della gente, che viene riconosciuto, e quindi in qualche modo si cerca di dargli questa connotazione anche a chi si candida a guidare la regione. Voglio entrare un attimino sui temi. Perché scusa, Gianni, sì, non l'ha fatto il sindaco. Gianni l'ha fatto, non l'ha mai fatto, quindi insomma. È vero. Avrebbe voluto a Firenze. Esatto, quindi probabilmente o non è stato ritenuto dal partito in grado di fare il sindaco. Con tutto il rispetto, per il Presidente del Consiglio. Non sempre chi non ha l'opportunità di potersi candidare al sindaco, cioè se avesse avuto l'opportunità, secondo me sarebbe stato anche un ottimo sindaco. Diciamo che a volte le occasioni capitano in un momento e a volte non capitano. A lui non è capitato. Ci sono anche tanti sindaci che non avrebbero voluto fare il sindaco e invece sono ritrovati a fare il sindaco. Poi sono stati magari anche degli ottimi sindaci, certo, come certo. Tanti hanno puntato per anni a cercare di voler fare il sindaco e poi sono stati dei sindaci poco apprezzati dai propri cittadini, quindi tanto le persone le misuri sul pezzo, non le misuri sulla carta. Questo fortunatamente sì, e poi il giudizio torna sempre ai cittadini, questo è come dire il fondamento della democrazia. E tra l'altro, come dire, oggi i cittadini voteranno anche su un collegio, il vostro, che è molto molto ampio, questo se ne è discusso molto, perché insomma sono molto ampio a livello di estensione e anche a livello di popolazione, ma insomma soprattutto come peculiarità, anche se sono diverse da territorio a territorio. Ce ne sono però un paio, come dire, che sono delle questioni inevitabili, soprattutto legate all'ultima emergenza del coronavirus, perché come dire, ha cambiato un po' gli schemi un po' dappertutto, e sono la questione sanitaria, la questione delle infrastrutture e la questione dello sviluppo economico, del lavoro, della crisi occupazionale che insomma si prospetta all'orizzonte. Sono tre punti che sono molto ampi, lo so, però mi piacerebbe deste più o meno una risposta un po' su tutti e tre, su quelle che sono le vostre proposte o le vostre idee, e anche il giudizio di quanto è stato fatto. Parto da Capirossi stavolta e poi Scarpelli. Partiamo dalla sanità. Perfetto. Allora sì, come hai detto, la sanità è stata il primo banco di prova quando è arrivata l'emergenza coronavirus. Io penso che la Regione Toscana sia stata in grado fin quasi dall'inizio, perché all'inizio tutto il mondo aveva sottovalutato la potenza di questa epidemia, all'inizio non era nemmeno identificato come epidemia. Quindi da quando è stata identificata un'epidemia, penso che la Regione Toscana sia riuscita a mettere in campo quelle che sono le migliori professionalità presenti sul proprio territorio. Inoltre abbiamo avuto anche un paio di idee che ci sono state poi riconosciute geniali, tipo quella di fare due pronto soccorso, un pronto soccorso specifico per i pazienti Covid e un pronto soccorso invece per tutti gli altri pazienti. Come mi viene in mente il discorso delle mascherine, perché un conto è rendere obbligatorie le mascherine per tutta la nazione, però un conto è il reperimento delle mascherine. Sappiamo benissimo che all'inizio è stato molto complicato e la Regione Toscana si è impegnata in questi mesi nel fornire ai propri cittadini 85 milioni di mascherine, che non sono uno scherzo né da un punto di vista di reperimento né da un punto di vista di costo. Inoltre si sono più che raddoppiate le terapie intensive. Alcuni ospedali sono stati riservati solo al Covid, proprio per cercare di non entrare nella commistione fra i vari pazienti, perché non è che con il periodo Covid gli altri pazienti sono venuti meno. Certo. Magari non sono state fatte interventi rimandabili, però gli interventi d'urgenza sono stati portati avanti. E un'altra idea, secondo me, che è stata molto ben pensata, gli alberghi sanitari, sia per allontanare chi non ha la possibilità di essere diviso all'interno della propria abitazione in caso di positività, sia per dare la possibilità ai medici e agli infermieri di poter rimanere fuori casa qualora avessero paura di portare l'infezione nel proprio ambiente domestico. E un'altra cosa, secondo me, che è stata ben pensata e che rimarrà, e penso che questa sia la vera scommessa del futuro della sanità toscana, è stata la distribuzione territoriale delle USCA e dei GIROT, che sono due reparti speciali, uno formato da infermieri e medici, l'altro da infermieri, medici e anche da geriatri, proprio per gestire sia i pazienti a casa, sia la possibilità di fare tamponi e sia di poter entrare all'interno dell'RSA, perché nella nostra circoscrizione, in particolare nel Mugello, visto che siamo nel Mugello, certo, solamente un RSA ha avuto dei grossi problemi, però ha avuto veramente dei grossi problemi, le altre
sono state molto più accorti, fortunati, perché qui quando si parla di pandemia si deve mettere insieme un po' anche le due cose. Questi nuclei operativi sono stati fondamentali per preservare il territorio e per preservare anche l'ospedale, perché anche il nostro ospedale Mugello era ospedale Covid, e sono state secondo me la cartina tornasole di una buona rete ospedale territorio. Mi permetto, c'è stata anche un po' di fortuna, grazie a Dio, no? Perché certo, perché insomma la sottovalutazione che il presidente Rossi fece all'inizio della pandemia, quando accusò Fontana e tutti coloro che mettevano la mascherina in pubblico di essere le fasce leghisti, io non la dimentico, insomma, no. Questa cosa fece il vostro segretario Zingaretti, no, che invitava tutti ad andare a prendere il caffè, l'aperitivo, quindi diciamo c'è stata sicuramente una prima botta di fortuna. Cosa non è successo? Fascioleghisti fu rispetto alla questione dello smannoro dei cinesi, in realtà. Sui cinesi non vorrei fare, esatto, ma poi si è visto cosa dovevamo fare, fermare gli arrivi. Però la comunità cinese ha detto di tutti a Prato, è una situazione che conosco bene, si è comportata bene. Perfetto, allora la comunità cinese non ha un malato. Ora, anche per la legge dei grandi numeri, per la legge delle statistiche, vi sembra possibile non ci sia stato un cinese infettato? Vi risulta? Non risulta ai dati ufficiali della regione toscana. Quanti cinesi ci stanno a Prato? Parecchi. 100.000? Sì, più di 50.000 ufficiali. Abusivi e non abusivi. Vabbè. Infettati e ricoverati nei nostri ospedali? Zero. Ora, scusatemi, anche soltanto per le norme della statistica, per le leggi della statistica, non è possibile. Quindi, che cosa è successo nel mondo cinese? A Prato, scusatemi, io non mi sento di dire che è tutto chiaro, tutto regolare, no, perché nemmeno un infettato, Claudio, non c'è comune in Toscana, è stato infettato, la comunità cinese è zero. Però torna a ripetere, cioè, da dire, la gestione, aggiungo su una cosa, sì. Hanno fatto una quarantena volontaria in moltissimi, per molto più lungo, però neanche uno, è una situazione che conosco molto bene. No, c'è da dire che, come dire, dal punto di vista dell'utilizzo delle mascherine, del distanziamento sociale e delle quarantene preventive, sono stati più ligi tante volte, non se ne è ammalato neanche uno. Poi questo che la situazione Covid in Toscana andava piuttosto bene, vai mai a dire il contrario, mancherebbe. Infatti, appunto, no. Anche per interventi ci mancherebbe, dopo sulle mascherine, quando il presidente Rossi si è accorto che ha detto qualche stupidata grossa e pesante e offensiva nei confronti di tante persone, poi siamo arrivati, no? Adesso siamo tutti a dire blocchiamo chi viene dall'estero, quando l'aveva detto qualcuno blocchiamo chi viene dalla Cina si gridò appunto a fascio leghisti. Ma torno a ripetere, grazie a Dio e anche grazie all'azione non soltanto politica ma soprattutto delle strutture sanitarie, qui l'emergenza Covid ha avuto un decorso accettabile, quindi bene, perché io sostengo sempre che in tutte le cose c'è le cose fatte bene e fatte male. La regione toscana senza dubbio ha delle cose positive, la nostra sanità non è sicuramente la peggiore d'Italia, è fra le migliori. Quando sento dire che in Lombardia la sanità fa schifo, torno a ripetere, l'ho detto altre volte, insomma, auguro a nessuno di aver bisogno veramente della sanità di grande livello, perché vedo purtroppo anche dalla Toscana spesso si va a finire in Lombardia. Ma io tornerei, l'emergenza Covid ha nascosto però altre problematiche della sanità toscana. Prego. Soprattutto di Mugello, l'ospedale Mugello. Il presidente Rossi venne 7 anni fa qui da noi garantendoci un nuovo ospedale, siamo ancora in fase di progettazione. Ora capisco che Gianni fa bene a glissare su questo argomento, ci ha preso in giro la giunta della regione toscana, dispiace per la consigliera Capirossi, perché lei sicuramente ha tentato il possibile se non l'impossibile, ma in altri posti della regione hanno speso, hanno fatto, hanno ristrutturato, qui siamo ancora a decidere se fare la progettazione. La famosa cittadella dello sport, tutto abbandonato, l'ospedale nuovo, dopo un anno e mezzo ci si accorge che bastava mettere 80 camere d'aria da camion, semplifico per cittadino che magari non conosce la tecnica, segare un pilastro e metterci una gomma da camion sotto, e qui non c'era bisogno di farlo nuovo, ma ci siamo accorti dopo un anno e mezzo di spese di progettazione. Quindi siamo fermi, il finanziamento è arrivato adesso, forse, perché sul triennale Fiammetta è stata anche lei nei comuni, sapete benissimo però che i bilanci triennali sono una cosa molto elastica, infatti quello che quest'anno era previsto sul bilancio di quest'anno, cioè triennale vuol dire prevista nel 2018, è stato completamente stravolto, quindi i soldi ci saranno quando io vedrò la progettazione esecutiva e la gara d'appalto. Siamo ancora alla progettazione, a definire la progettazione definitiva. Quindi l'ospedale è un grande dramma che il Covid ha in qualche modo nascosto, grazie alla risposta ottima
del personale sanitario dell'ospedale e anche le scelte politiche. Aggiungo un'altra cosa, si è bloccato tutto il resto. Voi andate adesso a chiedere un intervento di qualsiasi genere qui da noi, ti danno delle liste d'attesa incredibili, incredibili. Le do la possibilità di rispondere, però se aggiungo anche solo una cosa, perché voglio velocemente, perché voglio cambiare argomento, mi rispondete anche su questo. Insomma, l'aggiornamento della riforma sanitaria, il rodaggio della riforma sanitaria era stato un tema che anche lo stesso Gianni aveva posto all'inizio della campagna elettorale, poi c'è stato il Covid, evidentemente ha cambiato un po' tutto, però un'altra cosa che ha dimostrato il Covid, l'emergenza Covid, è stato il bisogno, la necessità di una medicina territoriale, cioè diffusa. Oltre ai grandi poli, come dire, ospedalieri, c'è anche bisogno poi della vicinanza del sistema sanitario al cittadino, anche per curare magari quelle cose e non intasare gli ospedali. Mi dite su questo anche, come dire, come si può migliorare? Penso si sia d'accordo tutti. Capirossi, poi e si debba migliorare perché ora non va bene. Veloce, in due parole. Sì. Allora, la riforma sanitaria comprendeva anche la riforma territoriale, che stava iniziando a prendere corpo fra il dicembre 2019 e gennaio 2020. Come sappiamo, era iniziato il discorso degli infermieri di famiglia e che era l'inizio per applicare la sanità territoriale. Il coronavirus da una parte ha bloccato, da quell'altro ha dato una mano, perché ha consentito, laddove vi erano carenze di personale e quindi questa riforma ancora tardava un pochino a partire, di poter assumere il personale necessario e quindi grazie anche a questo diciamo che la sanità territoriale sta prendendo la sua spinta. In merito all'ospedale invece, visto che mi era concessa una piccola replica, prego. Allora, gli 11 milioni per la SISMI, come sai bene Claudio, ci sono già, è un decreto ministeriale e sono arrivati l'anno scorso a fine anno e sono quelli di cui si sta facendo la progettazione per le famose telechiamate copertone, le chiamo molle, quelle che verranno messe sotto. Per gli altri 18 milioni per la parte iniziale, che te conosci bene, perché quando abbiamo fatto i tavoli tematici in azienda io e te c'eravamo sempre, certo, in due ruoli diversi, ma c'eravamo sempre, gli altri 18 milioni ci sono già e stanno facendo anche la progettazione per l'ala nuova. Quindi lo so che siamo in ritardo, purtroppo siamo spesso in ritardo quando si parla di opere pubbliche, però a questo giro veramente ci siamo. Nel frattempo però mi viene da dire che la sanità non è stata ferma, perché Careggio è stato rifatto tutto nuovo, Ponte Annicri si è inaugurato un pronto soccorso di 3.000 metri quadri. E Mugello nulla. Lo so, e piano piano si arriva anche a Mugello. E questo, piano piano, no, ricordiamoci, siamo una zona sismica, abbiamo avuto la fortuna, e la nostra struttura è lì, insomma. No. Lo sappiamo tutti. Gli ultimi anni della regione sono un blocco costante, una lentezza. Ecco, vogliamo parlare della TAB, la Faentina. Prendo il là perché il sono tema infrastrutture. Prego. Siamo fermi. Cioè, ditemi negli ultimi 10 anni cosa è stato fatto nel nostro territorio di infrastrutture. Ditemene una. Pensate alla strada di Cafaggiolo e siamo ancora lì a discutere. Pensate alla TAV, la stazione di Firenze, santo Dio. Ma a Bologna l'hanno fatto centro-sinistra e qui no. Lo sapete il 50% dei treni che fa Milano-Roma salta a Firenze e non ferma a Firenze? Perché ancora si deve decidere come fa questa TAV? È colpa mia? L'aeroporto e lasciamo stare lo stadio. Ma ditemi una cosa. Fatelo in Mugello lo stadio, no? Ma ditemi una cosa che in regione Toscana è stata realizzata sulle infrastrutture. Le strade, ci sono le strade che vanno a Firenze, ci collegano alla città, che sono a zero. L'unica cosa fatta bene a Firenze è la tranvia. Però il Mugello ne è tagliato fuori, perché adesso ci saranno i nuovi rami, quello che porterà verso Campi, quello che porterà Bagno Bagnaripoli, e noi siamo costretti a fare la bolognese per poi andare al parcheggio scambiatore di Careggi in una stradina in mezzo agli ulivi. Allora lì ci vorrebbe il coraggio, lo dico subito, quella strada lì, se il parcheggio scambiatore del Mugello è Careggi, può essere anche una scelta, e va fatta una strada perlomeno decente, non perché un si può levare un ulivo e si debba fare una Shihan in mezzo agli orti. Noi siamo tagliati fuori, la bolognese e la Faentina. Quant'è che non fate la Faentina da Borgo San Lorenzo in direzione Firenze? Cioè, lì c'è le curve e il cartello ribaltato e la strettoia prima di Molinaccio, tanto per chi lo conosce la zona, dal 1956 è così. Cioè, ditemi una struttura, un'infrastruttura fatta a Firenze nel nostro territorio dalla regione toscana. Ma si può guardare sulla Tirrenia, dove volete voi? Allora, la bolognese non è nemmeno regionale, è statale. La bolognese è statale da 6 mesi fa, fino a 6 mesi. Dal 2018. Comunque, vabbè. Allora, è stata regionale, scusami, per gli ultimi 15 anni, non è stato fatto neanche le strisce a tempi della regione.
regione, cioè non c'è stata una programmazione, non c'è niente. Mi dice una cosa, perché cioè, è importante anche capire che cosa si può fare, poi, perché come dire, su tutte le opere che ha citato è vero, poi su ogni opera c'è, come dire, le varie peculiarità, oltre ovviamente alla regia, alla situazione della politica della regione toscana. Sulla TAV c'è il problema di ferrovie che ha ritirato il progetto. Ha ritirato perché la burocrazia regionale è inaccettabile. Ma anche perché le rubature commerciali ipotizzate inizialmente per quella che poteva essere la stazione Foster, che è il nodo passato. Però, perché a Bologna l'hanno fatto? Le ferrovie sono infatti, medesime. No, l'amministrazione infatti, di sinistra uguale, c'è un altro modo di ragionare. Ci sono i comitati, come dire, che fanno i ricorsi. Gianni al TAR, ha preso, no? Scusatemi, no. E poi mi chiedo. Certo, no, ha fatto un'armata Brancaleone e passa da cacciatori, lo vedi insieme ai cacciatori, con la lista civica dei cacciatori, e il giorno dopo lo vedi con la bandiera del verde, il sole che ride, no caccia, no infatti, rifiuti, no nulla. Infatti la domanda specifica era questa, cioè se, come dire, sarete voi a governare, se lei sarà eletto, qual è la prima opera infrastrutturale su cui vorrebbe dedicarsi e in che modo, no? In maniera pratica, parlava delle strade, potrebbero essere... Certo, io ho fatto una progettazione immediata, allora, senza dubbio per il nostro territorio, l'ospedale. Qui bisogna dare un'accelerata. Non si può pensare ancora che sia, e con la consigliera Capirossi ci siamo visti, io ero ancora sindaco e quindi sto parlando di dicembre 2018, che ci è stato detto questo è il progetto e nel giro di 6 mesi ci sarà l'esecutivo. Sì, ora non torniamo sulla scuola. No, era solo per dire una, perfetto. Esatto, un'altra cosa essenziale, indispensabile, qui bisogna mettere mano veramente a prevedere come collegare il nostro Mugello con la città. Potrei citarvi la Faentina, c'era 47 milioni di euro, non si è speso un centesimo ancora. La Faentina, linea ferroviaria. E venivano spesi, scusatemi, in opere assurde. Assurde, giuste, ma non che miglioravano il traffico. Per migliorare il traffico, ridurre i tempi e quindi il numero di corse, farla diventare una specie di metropolitana o una specie di tranvia, bisogna raddoppiare i binari, perlomeno in alcuni tratti. Perché se un treno parte da San Piero e deve arrivare a Firenze, finché non è arrivato a Firenze, un parte l'altro, non si può pensare. Quindi, quella senza dubbio. I 47 milioni erano destinati per abbellire le stazioni, per eliminare i passaggi a livello, tutte cose utili, ma che non migliorano la fruibilità del territorio e collegamento con la città. E su questo bisogna ora arriveranno, speriamo, i famosi fondi regionali e europei. Se arrivano, credo il primo intervento deve essere quello, cioè il Mugello deve avere la sua tranvia. Chiaro, Capirossi. Mi dispiace dirlo, ma sono d'accordo. Cioè, sono anni che lottiamo. Sono per cose avere... vere, probabilmente no, sono trasversali. Sono anni, no? Che sono trasversali, ma infatti la cosa assurda è questa: che sulle cose trasversali bisognerebbe fare squadra ed essere tutti dalla stessa parte. E aggiungo che invece sul passante dell'alta velocità è dipeso molto anche dai governi, si sono susseguiti a livello proprio nazionale governativo. Se l'opera veniva inserita o meno come finanziabile nel programma degli interventi futuro. Quindi diciamo che le lungaggini ci sono state da un punto di vista burocratico, RFC ha messo del suo, però ecco, non è che si può dare la colpa da una parte e basta. Lì capisco che è più facile dare la colpa da una parte e basta, però lì c'è stato un insieme di cose. Anche i ministri dei trasporti, a cui dipendono le ferrovie, sono sempre stati di marca PD negli ultimi 7-8 anni, quindi però... Bene, perfetto. Si è detto finora che non hanno colore politico le opere, certo. Gli interventi devono essere fatti ed è fondamentale anche per rilanciare l'economia che in questo momento, come tutti sappiamo, specialmente dopo il coronavirus, soffre moltissimo e quindi rilanciare gli interventi, specialmente gli strutturali, sarebbe veramente molto importante. Sì, prego. E la Faentina deve essere assolutamente utilizzata come una sorta di metropolitana di superficie, quindi... Il passaggio dell'alta velocità va fatto in tutti i modi, non so come ci porremo quando ci sarà una nuova giunta regionale, però quello secondo me è una priorità assoluta per dar modo al Mugello di poter chiedere qualche cosina di più in mezzo dei treni, anche per un discorso di andare incontro a quella che è la green, diciamo questa energia green che parte un po' da tutto il mondo. Però va anche detto una cosa, che in quei famosi 46 milioni e mezzo dove è stato sottoscritto questo protocollo fra il Mugello e parte della Val di Sieve, cioè ridurre i passaggi a livello e riuscire a fare questo intervento che sarebbe fondamentale e necessario, metteva in campo due cose. La prima c'era il discorso del telecomando a Borgo San Lorenzo, la stazione Borgo San Lorenzo, che consentirebbe di poter far arrivare i treni anche a stazione chiusa e quindi poter chiedere anche treni in orari diversi da quelli attuali, cioè andare anche un pochino più verso la notte fonda.
e il secondo alleggerire il traffico anche nella linea Val di Sieve e anche sul primo pezzetto di statale e sulla 67, secondo me ne gioverebbe tutto l'anello Mugello-Val di Sieve, secondo me. Quei milioni lo so che erano nostri, però poi... Sì, però sono stati spesi, capito? Sono tutti fermi. No, sono ancora fermi perché siamo ancora al punto di trovare le migliori soluzioni per la progettazione di passaggio a livello, perché la migliore soluzione sarebbe... sopra, però deturpano un po' i paesaggi e quindi stanno lavorando per farli sotto. Cioè, sapete, scusatemi, prego, sempre sull'infrastruttura, cosa mi preoccupa molto, dove si vince Reggiani, in modo rapido. Il fatto è che fino adesso non si è fatto niente, negli ultimi 10 anni era un monocolore PD. Avevate tutti i consiglieri del PD, la maggioranza era fatta tutti i consiglieri del PD. Se dovesse vincere Reggiani, c'ha un'armata, non Brancaleone, perché sono tutte persone brave e rispettabili, però con idee completamente diverse. Vogliamo parlare di rifiuti, che è un argomento interessante. Si passa dalla parte sinistra, dove continuano a promulgare il famoso discorso dei rifiuti zero, a magari al PD, che è a favore del termovalorizzatore. Io non credo che possiate mettere insieme questa struttura, o si continua a mettere i rifiuti in discarica, perché questa è la soluzione. Ti ricordo, Claudio, che siamo fermi. L'economia circolare all'interno dello statuto regionale, che vuol dire adeguare tutte le normative con i presupposti e con la cultura dell'economia circolare, l'abbiamo inserito noi 2 anni fa con una PDL. Ma è una chiacchiera l'economia circolare. No, non è una chiacchiera, Claudio, perché è una chiacchiera sono tutte in chiacchiere momento. Anche quelle che stai facendo te adesso. Abbi pazienza. Ti sto dicendo, in questo momento la regione Toscana i propri rifiuti li esporta. Questo è un tema. Li esporta fuori. C'è qualche poveretto fra virgolette, perché prende rifiuti ma ci fa business, che con i soldi dei cittadini toscani si arricchisce, però prende a casa sua i nostri rifiuti. Noi siamo carenti. Questo è un tema, insomma, anche secondo le direttive europee. Scusami, non voglio dare manca poco sulla discarica, no, anche, però insomma parliamoci chiaro. Anche stando alle direttive europee, i rifiuti sempre meno devono andare in discarica, sempre meno devono essere però noi continuiamo lontano, a dire lontano da dove si produce. Economia circolare. Intanto però c'è un tema su questo, scusate, aggiungo solo una cosa. È anche una questione, così come lo è stata anche sull'aeroporto, e spesso e volentieri che valica i confini politici, perché diventa una questione territoriale. Il problema in nostro paese, ma anche nella nostra regione, è un po' la sindrome NIMBY. Nessuno vuole il termovalorizzatore accanto a casa. In Emilia Romagna l'hanno fatto. Per cui Case Passerini è saltato, perché amministrazioni comunali, tra l'altro dello stesso colore politico, poi non l'hanno voluto, perché a livello territoriale, io ricordo anche candidati di centrodestra che non volevano Case Passerini accanto. Però conta chi governa, signori, se no, ci sbagliamo, l'opposizione fa il suo ruolo. Però capirò se questo è un tema effettivamente, cioè l'economia circolare, prima di arrivare a quello che si fa. Ad oggi risultano complicati. 4, 5, 6, 7, no, ma infatti, anni. Se qualora si riuscisse ad applicare veramente l'economia circolare, una raccolta differenziata spinta, un riutilizzo, riciclo, eccetera, eccetera, si arriva lo stesso alla fine con un prodotto finale che non può essere riutilizzato, e questo lo sappiamo tutti. Della plastica, scusami, attualmente il 65% della plastica raccolta in modo corretto. Ora ci può far sapere lavora era e quindi no, sale. No, io lavoro all'acquedotto, leggo i dati su internet, i dati della Toscana. Il 65% della plastica raccolta in modo corretto, la raccolta differenziata, non torna bottiglia o panchina, ma viene per la stragrande maggioranza chiamata a recupero energetico, cioè bruciata. Perfetto. A casa di un altro. Perfetto. Bisognerà, se si può bruciare, continuare a bruciare la plastica, bruciamola da noi, no? Oppure troviamo un'alternativa. Se mi facevi finire, ti dicevo che è necessario un impianto di incenerimento, non magari uno in ogni provincia, ma almeno uno a livello regionale è necessario, e lo sappiamo tutti. Ma va tutti fatto. Lo sappiamo. Uno generale credo sia una scelta. Voi lo candidereste in Mugello a ospitare un impianto di termovalorizzazione oppure no? Scarpelli? Se ci sono gli spazi, perché no? Mi sembra abbastanza logico, no? Perché, allora, in ogni caso credo che gli impianti devono essere vicini a dove si produce il rifiuto, quindi bisogna che la città di Firenze, con tutte le sue bellezze, anche trovi gli spazi per il termovalorizzatore. No, perché se è così ti dico, francamente, cioè, va fatto però dove, e gli spazi ci sono intorno alla città metropolitana di Firenze, cioè non si può pensare, e non mi sembra logico fare come ha fatto la regione tutti questi anni, di portare i rifiuti a casa di quegli altri, in questo caso Firenzuola, e a casa sua non volerli, per dire io. Quindi su questo credo sia... Sì, però la logica è Firenze e i comuni della cerchia fiorentina, questa è la sede logica, ambientalmente. Velocemente, sì. Allora, logicamente ci vuole almeno un termovalorizzatore, e sono d'accordo sul fatto che deve essere più vicino possibile a laddove c'è la maggior produzione di rifiuti. Questo
è anche logico, perché se devi spendere il trasporto, se devi spendere il doppio, certo, inquinare il doppio nel trasporto, è una questione anche etica, come dire, no, perché, ma anche economica, anche economica, etica ed inquinamento, visto che ci sono i camion che vanno a giro per pagare i rifiuti, tu delle bistecche. Siccome abbiamo veramente esaurito il nostro tempo, ma 20 secondi ve li voglio lasciare per fare l'appello finale. A me non piace mai, però, come dire, l'abbiamo forse in parte già detto, c'è un chiodo fisso, un pallino che voi avete e che, se sarete eletti o rieletti nel caso di Capirossi, come dire, vorrete portare in giro, anche una cosa molto specifica, insomma una battaglia, come dire, singola che vi interessa, Capirossi e poi Scarpelli. Allora, la prima battaglia, io vengo dal mondo del sociale e del sanitario, avendo fatto anche per 11 anni l'assessore a quello, la prima battaglia è veramente la sanità territoriale e il ripristino di quella rete che negli anni è stata dispersa grazie al fatto che non era possibile riassumere il personale andato in pensione. E la seconda battaglia è quella di riportare l'attenzione e al tavolo delle discussioni a livello regionale le piccolissime realtà produttive, perché le piccole realtà produttive, a partire dal commercio, all'artigianato, all'agricoltura e anche qualcosa di manifatturiero, il più delle volte si sentono veramente lontani. Io in questo periodo di coronavirus e post coronavirus, dove avevamo attivato tavoli regionali, avevo costruito una piccola rete e ho cercato in tutti i modi di portare la vicinanza e di portare a queste persone anche quelli erano i bandi regionali, perché più delle volte non riescono a intercettare. Quindi una maggiore attenzione per i piccolissimi, di cui il Mugello è veramente una terra ricca. Scarpelli. La riduzione della burocrazia, che ha impatto su tutte queste azioni, concordo su tutto quello che ha detto la Capirossi, sono idee, iniziative. Ma troppo d'accordo, no, perché sono iniziative, però la differenza base è questa: oggi non c'è più destra e sinistra, c'è chi sta fermo e chi cerca di fare. Questo è il dato di fatto. Noi dobbiamo ridurre la burocrazia regionale, vale in questo modo per il piano dei rifiuti, vale per la viabilità, vale per la stazione, vale per le piccole imprese e per i piccoli commercianti. Mettetevi nei panni di un commerciante che deve lottare con la burocrazia regionale, deve avere 10 pareri da 10 dipartimenti diversi. Qui bisogna levare il potere alle strutture amministrative della regione, riportandole in capo a politici. Loro non hanno avuto il coraggio di farlo, noi sicuramente l'avremo. In bocca al lupo allora, grazie mille. Claudio Scarpelli, Fiammetta Capirossi, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, buona serata. In bocca al lupo, grazie a tutti per averci seguito. Noi terminiamo qui anche questa settimana, naturalmente ci vediamo dal lunedì con un'altra serie di puntate in vista della sfida delle regionali. Buona serata e buon weekend a tutti.